Amici? Eccoci qua. Buonasera, buonasera a tutti. No, con noi stasera abbiamo un ospite particolare, molto B. Sembra di stare alle Iene. Noi siamo le brava, Iene. Siamo lì. Deborah, salva. Laggio, ciao Deborah, sei di Govention per noi questa sera, benvenuta al Nono Sonno. Allora, come vedi questa discoteca? Fighissima, tantissime sale, bellissima gente e poi musica fighissima, devo essere sincera, bella. E poi appena sei entrata nei nostri studi, cosa hai detto? Che non avevo mai visto la radio all'interno della discoteca e poi ve lo devo anche dire, fa un caldo incredibile. Ma noi emaniamo calore, ragazzi. La vostra presenza. Sicuramente, quindi. Sicuramente. Anche, devo essere sincera, di là faceva meno caldo. Forse... Sì, perché non c'eravamo. Non c'eravamo, ecco perché. Allora, vediamo un po'. Alfa, allora, secondo posto a Miss Italia. Ok. Yes. Diciamo è stato il trampolino di lancio nel senso per entrare nel mondo dello spettacolo, perché è stata la prima esperienza televisiva, quindi non la rinnego, insomma, è stata una bella cosa e la consiglio. Ti sei addentrata anche nel mondo del calcio? Giusto? Sì, perché ho fatto un programma calcistico. Vabbè, programma calcistico, diciamo la verità, per qualche calciatore in particolare anche. Arrivi ai giorni nostri dove nel 2007, l'Isola dei Famosi, era l'anno 2007? 2007, sì, due anni fa. Come ti sei trovata? Esperienza bellissima, rifare sicuramente. Perfetto, e ora è il momento di dare la linea. Al Gola Discoteca. C'era una volta la carica di una notte che non riusciva a dormire. C'era una volta la carica dei 101. E questa sera siamo carichi a 101. Perché 101? Perché c'è la carica dei 101. Bravo. C'era una volta la carica dei 101. C'era una volta e ora continua a esserci un grande sabato notte targato Pupi e Pupi Management. C'era una volta lo slogan introduttivo di questa stagione 2009-2010 Pupi e Pupi Management. Vuole essere uno slogan per tornare un po' bambini. C'era una volta il nostro punto di partenza, il tema di questo inverno, e ogni sabato deve essere una favola, deve essere un mondo nuovo, deve essere un'energia nuova per affrontare un'altra settimana. C'era una volta una notte che apriva le sue ali! Mai come ora la notte è gola! Questo slogan, cioè, vuol dire tutto, di un liberarsi di uno stress, dei problemi e buttarsi almeno per una notte in un divertimento sano e pulito, almeno quello che noi cerchiamo di proporre ai nostri amici. Tutta l'animazione, tutta la serata ruota intorno a questo progetto molto interessante e poi di tanto in tanto, come stasera, un ospite o televisivo o artistico da allietare ancora di più, mettere la ciliegina su una torta già ben, è vero, ben formata. Dice Miss Italia 2003, protagonista al processo di Fiscardi, protagonista all'Isola dei Famosi, la numero uno del calendario March 2008. Buonasera, benvenuta Deborah Salvaggio! Sempre come prendere per la gola i nostri clienti. Questa sera Deborah Salvalaggio, Deborah è una bellezza veramente davvero, il studio l'abbiamo tenuta molto bene. Non sono brava con il microfono di discoteca, facciamo un urlo al mio primo, insomma, sentirvi veramente tutti quando siete tutti di Salerno, no? Facciamolo in dialetto. No, non siete tutti di Salerno, ok? Uno, due, tre! Grazie mille, Deborah Salvaggio! Questa sera con Deborah Salvaggio è stata una grande emozione, bellissimo. Sabato prossimo Alice nel Paese delle Meraviglie, mi raccomando. Sabato notte gola, sulle mani di tutti!
con noi sempre in studio Deborah Salvataggio. Quante volte hai sentito questa battuta? Dall'isola dei famosi, capito? Cioè, senti Deborah, cos'è che ti piace tantissimo del mondo della notte? Il fatto insomma che tu esci e ti diverti, perché insomma vai in discoteca con i tuoi amici, ti diverti, è un momento di svago dopo una settimana magari di lavoro, quindi è un divertimento, no? È giusto che ben venga. Ti piacciono anche i privé delle discoteche? Sì. E allora è il momento di dare la linea al privé Somach. E arrivati, come dicevamo, qui al Somach incontriamo Gigi. Ciao Gigi, come va stasera? Questo è il privé Somach e il pubblico è veramente unico, energia eccezionale, ancora un sabato che stupisce noi tutti e va oltre ogni nostra aspettativa. Sabato dopo sabato raccogliamo la grande voglia di divertimento. C'è un impegno di un intero gruppo di lavoro durante tutta la settimana per portare avanti e per costruire il divertimento del sabato sera. E veramente grazie a tutti coloro che lavorano da questa parte della barricata e tutti quelli che dall'altra parte consumano il nostro tema C'era una volta ogni sabato notte. Rientrati in studio di nuovo con la bellissima Deborah. E dopo Gola, dopo So Much, allora è il momento di dare la linea Ian World Club. Questa serata è fantastica, siamo alla terza. Non potevamo cominciare meglio quest'anno, davvero c'è una bella emozione, noto che c'è la voglia di divertirsi. Sembra che la gente aspetti questo sabato notte Ion. Continuo ad avere contatti tutte le settimane anche su Facebook. Dice Nico, vogliamo venire a Ion? E vedo che l'affluenza aumenta sempre di più e di conseguenza aumenta la selezione, quindi cerchiamo di mantenerci con il nostro target Ion. Con le mani! Vai che la oh Deborah, vai che si vuole, dai. La stessa Deborah Salvalaggio questa sera, madrina di tutto lo staff Pupi e Pupe, ha notato com'è sia bella ed allegra l'aria di Ion. E Nico P è qui, è l'Ion World Club. Pupi e Pupe, ciao. Gli appuntamenti non finiscono sicuramente. Assolutamente no, abbiamo programmato tutta la stagione fino almeno alla notte di Capodanno. Il sabato prossimo una serata all'insegna di un'animazione spettacolare milanese, è una di due animazioni di Firenze e di Milano, e quindi è una serata nominata Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi tutta una serata a tema molto simpatica con dei gadget e dei regali per tutti gli amici. Il 12 dicembre è una serata interessante perché è il primo calendario dove si espone un marchio importante come Mediaset e TGCom, quindi il calendario è serata Mediaset con Laura del Grande Fratello 9, una testata importante di comunicazione giornalistica come quella di TGCom decide di sponsorizzare un calendario di questo tipo. E quindi con Laura del Grande Fratello, insieme a Laura ci saranno le telecamere di TGCom e tutto un servizio particolare che andremo su TGCom. Il 19 di dicembre invece, un'altra data importante con il Go-Go Time con Radio Ibiza. Tutto questo ci apre alla notte più importante dell'anno, che è quella del Capodanno. Proponiamo un artista di caratura internazionale veramente in ascesa incredibile che è Christian Marchi, un DJ di altissimo profilo. Ci si prepara un mese di dicembre molto intenso, però la cosa importante, lasciamelo dire, è un locale completamente ristrutturato che sta piacendo veramente tanto. E l'unica cosa che voglio ricordare, non dimenticate gli appuntamenti dell'altro club, l'altra struttura targata Pupi e Pupe Manager, quella del posto, in quel di Salerno, con tre serate importanti che andiamo a proporre, che è il venerdì notte, il sabato notte e la domenica il classico aperitivo salernitano che parte un po' prima per finire un po' prima, quindi venerdì, sabato e domenica anche al posto, serate veramente di grosso successo. Grazie a tutti. Benissimo, siamo arrivati alla fine di questa puntata, fa tanto caldo, Deborah? Ti sei divertita almeno? Molto, tu. È bella, io la vedo insomma per la prima volta questa sera, è divertente, tanta bella gente, bella musica, locale pazzesco, grandissimo. Vuoi salutare tutti i nostri amici telespettatori e tutti i nostri fans che ti stanno vedendo da questa discoteca? Un bacio passionale, lo vogliamo. Un bacio grande, 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 fate i bravi, tornate a casa, guidate, mettete la cintura, siete a posto. Oh, anche moralista, eh. Come di consuetudine noi salutiamo la nostra ospite, meno 3, meno 2, meno 1. Deborah, ciao a tutti!